Benvenuti a C'è di più. La storia di oggi la vogliamo dedicare a chi in molti modi intreccia la propria vita all'attività sportiva, sia essa amatoriale o agonistica. Quando lo sport non viene assolutizzato, può diventare infatti una bella palestra formativa per la vita. Direttamente sul campo si imparano valori come la costanza, la pazienza, il sacrificio, ma anche la gratuità e l'amore. Se è vero che la parola allenare deriva dal verbo anelare, dietro un semplice allenamento si nasconde allora molto di più. È la tensione verso l'alto, verso mete impegnative e promettenti per la propria vita. E questo dinamismo ce lo racconta l'ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo, Mauro Berruto. Come nasce la passione di Mauro Berruto per la pallavolo? Allora, intanto nasce in un oratorio. Questo è indiscutibile, non solo per la pallavolo, devo essere onesto, ma per lo sport in generale. Io ho avuto la fortuna, insomma, di vivere una lunghissima fase della mia giovinezza in un oratorio, che è un oratorio della mia città, del quartiere dove sono nato, che è Borgo San Paolo a Torino, un oratorio francescano, dove fra le mille esperienze che si fanno in un oratorio c'era anche quella sportiva. Quindi è nato veramente per gioco, è nato veramente per divertimento e poco più. Tra l'altro non ero neanche particolarmente bravo come atleta, quindi insomma, è stato un doppio percorso quello che ho fatto: da una parte un percorso, diciamo, scolastico che mi ha portato a occuparmi anche in questo caso di cose un po' diverse. Io sono laureato in filosofia, per esempio, quindi non ho fatto un percorso tradizionale di coloro che normalmente lavorano poi nel mondo dello sport. Però, come sempre succede, buona volontà, fortuna, l'essere nel posto giusto, nel momento giusto. Quindi, per esempio, avere lì nel mio quartiere una grandissima squadra che era il Custorino, che aveva vinto scudetti, Coppa dei Campioni nella pallavolo. Poi l'incontro con un allenatore che mi ha voluto con sé come assistente. Bisogna sempre scegliersi anche i maestri giusti. E da lì è incominciato un'esperienza sia in verticale che in orizzontale, dico sempre, molto ampia, no? In verticale perché ho allenato davvero dall'oratorio attraverso almeno 5 categorie diverse, insomma, categorie giovanili, poi la B2, la B1, la 2, la 1, quindi non mi sono fatto mancare nulla. E in orizzontale perché una delle mie più grandi fortune è stata quella di allenare in tanti contesti diversi. Ho allenato in Grecia, ho allenato in Finlandia e poi la nazionale italiana. Dicevi questa esperienza nata all'oratorio, cosa conservi ancora di quello che hai imparato in quell'oratorio torinese? Ma sai, per me è difficile dire che conservo qualcosa, perché quegli anni sono stati quelli che mi hanno fatto così come sono, quindi ti direi conservo tutto, nel senso che la costruzione di una persona passa tantissimo attraverso le esperienze che fa, soprattutto quando è ragazzo, quando è adolescente, quindi io diciamo che ho chiuso, nel senso, la mia presenza fisica quotidiana con un'altra esperienza bellissima, sempre nello stesso luogo, che è stato il servizio civile con la Caritas. Quindi il mio essere stato obiettore di coscienza in un periodo in cui purtroppo non sono giovanissimo, quindi insomma in quegli anni era ancora una scelta forte. Era un po' più complicato di oggi, no, perché non esiste più il servizio militare, però era una scelta anche molto impegnativa nel tempo, molto lunga. E quindi, insomma, diciamo che questa serie di cose che mi hanno fatto, compresa quella sportiva, l'esperienza sportiva, sono quelle che hanno determinato il mio essere quello che sono oggi. E il grande passo nella nazionale come è avvenuto? Ma come ti dicevo, è avvenuto con una progressione anche tutto sommato rapida, perché poi gli anni che sono passati non sono stati tanti, però facendo ogni gradino, no? Nel senso, io ho allenato in B1 perché ho vinto il campionato di B2, in A2 perché ho vinto quello di B1, in A1 perché ho vinto quello di A2. Poi il grande salto è stato dopo un'esperienza meravigliosa come assistente alla nazionale italiana di pallavolo, una possibilità che ho avuto, mi riferisco alla Finlandia, come capo allenatore della nazionale finlandese. Sono stato 6 anni lì. Un progetto meraviglioso, siamo partiti da un punto veramente vicino al zero, siamo arrivati addirittura quarti all'Europeo del 2007, abbiamo fatto un anno successivo vincendo contro il Brasile, contro la Russia, contro la Polonia, contro gli Stati Uniti, contro le migliori squadre del mondo. Quella cosa probabilmente ha destato l'interesse della Federazione Italiana, che mi ha proposto questa opportunità, e io ovviamente immediatamente ho capito che non ci sarebbe stato nulla di più grande in quello che sognavo di fare in quella professione lì, quindi ho lasciato la Finlandia, avevo ancora un paio d'anni di contratto con la Finlandia
e mi sono gettato a capofitto in questa esperienza che rimane la più, direi anche indescrivibile, della mia esperienza professionale. Per un allenatore è fondamentale, immagino, la gestione del gruppo. Ecco, come si costruisce una squadra? Ti dirò di più, per un allenatore sicuramente, nello specifico nella pallavolo ancora di più, perché la pallavolo ha alcune caratteristiche davvero uniche. Questa regola che impone il passaggio, no? Tu la palla non la puoi fermare, non la puoi controllare mai, quindi immaginerai come è decisivo l'affidarsi, non solo proprio il fidarsi, ma l'affidarsi ai tuoi compagni di squadra. Tu da solo non conti nulla nella pallavolo. E quindi ovviamente chi allena una squadra di pallavolo deve tenere ben presente questo fatto, che è un fatto tecnico, è un fatto legato al regolamento del gioco. È chiaro che ci sono, purtroppo non c'è una ricetta, se ce l'avessi chissà cosa starei facendo in questo momento. Non c'è una ricetta, però di sicuro l'arte di mettere insieme individui, creare squadre, orientare quelle squadre verso un obiettivo comune è una delle cose più meravigliose che possono capitare a un essere umano. E a me piace sempre ricordare che quel lavoro lì, costruire squadre e orientarle verso obiettivi, non è un lavoro solo che si fa sui campi di calcio, in palestra, ma è un lavoro che si fa nel mondo dell'impresa, si fa nel mondo della scuola, si fa in famiglia, si fa in tutti i settori, no, del nostro vivere, quindi siamo un po' tutti allenatori da questo punto di vista. C'è una parola forse importante nell'esperienza dello sport e, come dicevi anche tu, della vita, che anche tu hai usato in alcuni interventi, che è la parola sacrificio. Forse per i ragazzi e i giovani di oggi è un po' più difficile da vivere. Come portarla e farla vivere anche ai ragazzi oggi? Guarda, io abbino immediatamente un'altra parola, che è la parola fatica. Sia della parola sacrificio che della parola fatica noi oggi abbiamo un'accezione solo negativa, cioè come qualcosa che infastidisce, che sta in mezzo fra te e quello che vuoi, e invece bisogna, e credo che lo sport sia bandiera di questo concetto, riappropriarsi della bellezza del significato delle parole sacrificio e fatica, perché caspita, è bello faticare e poi vedere i prodotti del lavoro che hai fatto, no? Il risultato che hai ottenuto. Io cito un personaggio molto particolare, che è Mauro Corona, che è uno scrittore, uno sportivo, perché è un rocciatore, un alpinista, uno scultore, insomma, che parla di fatica come medicina del mondo. A me piace tanto quella definizione, no? Perché davvero restituisce alla parola fatica l'accezione bella che è propria di quella parola e che ha contraddistinto anche un po' le generazioni anche precedenti alle mie, no? Le generazioni che hanno ricostruito questo paese dopo i conflitti mondiali, insomma. Dobbiamo recuperare quel valore lì, di quelle due parole, fatica e sacrificio, perché sono cose belle. All'interno di questo percorso, fatica, sacrificio, dicevamo, costruzione anche del gruppo, ci può essere anche un'apertura verso i più deboli, verso quelli che sono un po' più attenti. Ricordo un'esperienza che hai vissuto insieme a una squadra di un ospedale psichiatrico giudiziario. Ecco, dall'allenatore di una squadra importante, della nazionale, come si trova in questa esperienza? Io ho sempre rivendicato l'importanza assoluta dello sport come strumento di integrazione, come strumento di socializzazione, come strumento davvero di condivisione. Esiste uno sport del quale mi sono occupato per tanti anni, che si misura in risultati, no? In medaglie, in coppe, in trofei. Però c'è un valore fondamentale dello sport, che è proprio quello della capacità, come diceva Nelson Mandela, di cambiare un po' il mondo. Io ho avuto, sì, mi è sempre piaciuto fare questo tipo di esperienze e anche di farle vivere ai miei atleti. Quella che citavi dell'ospedale psichiatrico giudiziario è stata una cosa hollywoodiana, non so, difficile da descrivere. Però con la squadra spesso siamo stati coinvolti nella possibilità di portare un messaggio, no? Ricordo una visita molto commovente a Mirandola in occasione della tragedia del terremoto in Emilia Romagna. Sono stato a Scampia con una piccola società di pallavolo a dimostrare come lo sport davvero ha questo potere, ha questa capacità di parlare un linguaggio talmente universale che è in grado di migliorare un po' il mondo. Uno sport è naturalmente fatto in un certo modo e con certi valori di riferimento, però quella forza lì noi qualche volta ce la dimentichiamo, diciamo la parola sport e pensiamo immediatamente magari al campionato di Serie A di calcio, ecco. È sport anche quello, ci mancherebbe,
però c'è uno sport molto più diffuso sul territorio, portato avanti peraltro davvero da eroi della nostra società, che sono i volontari che operano nelle federazioni, negli enti di promozione sportiva, eccetera, e che sono coloro che tengono acceso il motore dello sport italiano. Tenere acceso qualcosa, allora come hai tenuto accesa anche la passione per la scrittura? Ma la passione per la scrittura nasce naturalmente, come sempre, dalla passione per la lettura, quindi io invito prima di tutto tutti a leggere, perché quando uno legge tanto poi normalmente gli viene voglia ed è piacere, desiderio di scrivere. È sempre stato per me uno strumento bello, nel senso non l'ho mai vissuto come un peso, anzi quando non scrivo significa che c'è qualcosa che non va, se sto bene, se tutto funziona normalmente scrivo. Mi piace naturalmente raccontare storie di sport, è stata la mia vita, è stato il luogo che mi ha contraddistinto per tanti anni della mia vita, quindi mi piace magari raccontare sport, storie di sport un po' meno note, un po' meno conosciute, e questa vicenda mi ha portato addirittura adesso in questa fase della mia vita a occuparmi di questa scuola di narrazione, come dicevi tu, la scuola Holden di Torino, che è un posto dove c'è un grande terreno comune con quanto facevo prima, che è il talento. Talento espresso su un campo di pallavolo, in una palestra sportiva, talento in questo caso espresso nelle capacità di narrare attraverso tutte le forme della narrazione, quindi quella scritta, quella orale, quella cinematografica, quella teatrale e quant'altro. Concludiamo, un consiglio che daresti a un giovane proprio che ha fatica, fa fatica, dice io quella passione, quel talento, ma faccio un po' fatica a farla uscire. Ma se non ci fosse necessità di fare fatica non sarebbe talento. Noi pensiamo che il talento sia una cosa che magicamente ci fa raggiungere immediatamente tutti i risultati, invece il talento va proprio messo a servizio dell'allenamento, allenamento davvero in forma metaforica, non solo quello sportivo. Il talento va allenato, va curato, va coltivato, bisogna avere anche pazienza, ci sono dei momenti in cui pensi davvero che non servirà niente, che non ce la farai, però normalmente quando si mette insieme talento e quella volontà e determinazione assoluta, poi alla fine i risultati arrivano davvero. Grazie. Grazie a voi. E da un allenatore di pallavolo ad un giocatore di pallavolo, lo vedete qui accanto a me, Leonardo Baciocco, 15 anni, di Chiavari, ciao. Ciao a tutti. Hai già avuto modo, nonostante la tua giovane età, di affacciarti al mondo della pallavolo italiana, in che senso? Recentemente ho avuto questa bellissima fortuna di poter partecipare a questo torneo a Pordenone, in Veneto. È stata sicuramente un'esperienza magnifica che ricorderò per tutta la vita. È stato un torneo sicuramente di altissimo livello e ho cercato assolutamente di giocarmi le mie carte. Ero anche uno dei più piccoli nel gruppo di Under 17, avendo ovviamente 15 anni, e è stato sicuramente un punto da cui partire e riuscire magari a riuscire a rivestire questa maglia e cos'altro. Da quanto tempo giochi a pallavolo? Ho iniziato a giocare a pallavolo veramente da piccolo. È stato il primo e unico sport che ho iniziato a giocare. Lo sognavi tu o c'è qualcuno che ti ha introdotto in questo mondo? Non ben chiaro, però forse tutti e due i casi, perché io mi sono appassionato molto alla pallavolo guardando delle partite a cui i miei mi hanno portato, e soprattutto anche alla passione di mio padre che aveva in questo sport, e allora ho iniziato a giocare, a provare nella società di Lavagna, quello qui esattamente andavo a vedere le partite di B1, di B2, e da lì non ho più mollato e mi sono appassionato sempre di più ogni giorno a questo sport. In che modo la passione che hai, che è stata un elemento determinante anche nella tua storia, continua ad alimentare anche la fatica del presente? Perché immagino che dentro un allenamento ci sia anche fatica. Sì, quest'anno soprattutto partecipo con l'Under 17 campionati giovanili a Genova, quindi anche un compito di trasferta e allenamenti durante tutto l'arco della settimana che mi obbliga a organizzarmi bene anche con lo studio. Sicuramente il tempo libero si riduce un po', però ci sono sempre occasioni per riuscire a uscire, a divertirmi, ma
un punto veramente fondamentale riuscire a organizzarsi bene, soprattutto anche fisicamente e mentalmente, visto che magari dopo una lunga trasferta o allenamenti che finiscono alla sera, soprattutto come a Genova o in altri luoghi della Liguria, bisogna gestirsi bene tutti i giorni per poter andare meglio a scuola e magari passarsi un'estate un pochino più tranquilla e concentrata sulla pallavolo. Leonardo, sei giovanissimo, ma già a 15 anni, in che modo la pallavolo sta scrivendo qualcosa di nuovo dentro la tua vita? Beh, sicuramente la pallavolo è uno sport molto differente dagli altri, soprattutto perché magari nel calcio, nella pallanuoto, in tutti gli altri sport, puoi prendere la palla, sorpassare tutti i giocatori e vincerti magari le partite da sola. Mentre nella pallavolo è veramente essenziale riuscire a trovare un legame con tutti gli altri giocatori per riuscire a gestire al meglio, soprattutto i momenti difficili di partita in cui non vengono le cose che provi, soprattutto tutti i giorni. E ringrazio soprattutto questa cosa di legami sociali insieme ai miei compagni, sia con persone magari più anziane rispetto ai miei confronti, che mi hanno insegnato molto, sia dalla mia pari età. E sono anche nella vita di tutti i giorni, ho più esperienza magari nel conoscere qualcuno di nuovo e soprattutto come reagire e parlare con lui. Bella questa cosa che dicevi di uno sport che aiuta ad aprirmi alle relazioni. Nella pallavolo la palla non sta mai ferma, quindi immagino ci vuole anche tanto coordinamento, potremmo dire tanto ascolto di squadra nel sapere poi realizzare anche un punto durante una partita. Ma il tuo allenatore come ti aiuta a tirare fuori la parte migliore di te? Beh, sicuramente ci sono molti diversi tipi di allenatori. Ci sono magari quelli più aggressivi che durante una partita cercano di tirare fuori magari la rabbia e la capacità di reagire alla partita e soprattutto magari di insegnarti a cavartela da sola, da solo, mentre ci sono altri tipi di allenatore che cercano più di aiutarti dandoti dei consigli, degli inviti, soprattutto a chiamare anche compagni della tua squadra che sono in difficoltà per riuscire a superare quel momento di difficoltà. Beh, in linea generale comunque l'allenatore cerca di, soprattutto a livello giovanile, io devo ancora assolutamente fare delle esperienze, ma cerca soprattutto di riuscire a fargli comprendere al giocatore come saper reagire in determinati momenti e come sfruttarlo come momento di squadra, l'uscita da momenti bui durante una partita. Parlavi di momenti bui, c'è stato un momento buio dove ad un certo punto hai detto basta, non ce la faccio più, decido di smettere, e chi è che ti ha rimesso in campo? Beh, soprattutto i momenti come magari rifiuti di offerte, in cui praticamente vedevi un momento cupo, che te fai tante fatiche e non vedi risultati magari, ma questo non è il mio caso per quest'anno. Sono stato felicissimo delle fatiche e delle esperienze che ho fatto quest'anno, perché mi sono state sicuramente ricambiate con la promozione dalla Serie D alla Serie C con la seconda squadra dell'Admo e col premio assolutamente della nazionale. Ora cercherò con l'Under 17 di Genova di riuscire a raggiungere la finale regionale e di conquistarla per riuscire ad avere l'accesso ai nazionali e fare sicuramente una bellissima esperienza. Ad esempio quest'estate parteciperò al trofeo delle regioni e ho già partecipato a questa manifestazione bellissima l'anno scorso, e riunisce i migliori 12 di una determinata età per ogni regione e si radunano durante l'estate dopo mesi di allenamenti per fare questa bellissima manifestazione. Dicevi Leonardo, tanti mesi di fatica, ma quanto ti alleni al giorno? Io mediamente mi alleno 2 ore al giorno, ma questi allenamenti non mi spaventano, anzi
li considero come una cosa molto positiva, perché mi soddisfa fare queste fatiche e soprattutto riuscire a raggiungere dei risultati e vedere dei miglioramenti, vedere che riesci a stare al passo magari di giocatori più grandi di te che prima li consideravi nettamente più forti di te, e ora vedi che anche, ad esempio, allenamenti come con la Serie C, allenamenti con delle prime squadre, con dei ragazzi più grandi, è sicuramente un grandissimo piacere vedere che i giorni che passano, le fatiche che fai in palestra ti danno queste grandi soddisfazioni e questi bellissimi premi. Ecco, un talento che hai ricevuto e che, dicevi, va trafficato, va impiegato perché possa portare frutto. Ma la tua giornata tipo come si sviluppa? Beh, intanto la mattinata è una parte molto difficile, perché devi metabolizzare la giornata che hai appena passato e riuscire a concentrarti dopo una giornata così faticosa a scuola e riuscire a dare il meglio anche lì. Subito quando torno a casa utilizzo sempre una mezz'oretta, un'ora di riposo assoluto in cui spengo il cervello e cerco di riposarmi il più possibile, e in quel pomeriggio prima della sera, soprattutto controllandomi nei passi per non rimanere né senza energie e neanche senza, magari, senza il cibo che ti rimane per lo stomaco. Segui una vera e propria dieta. Sì, e soprattutto durante questi pomeriggi devo riuscire a cercare di studiare e praticare più compiti possibili per riuscire ad allenarmi al meglio senza magari pensieri per la testa e andare a scuola tranquillo. Si riesce? Sì. Per adesso ci sto riuscendo, speriamo di finire l'anno nel migliore dei modi e soprattutto senza debiti. Ascolta Leonardo, dovessi consigliare la pallavolo ad un tuo amico che si vuole affacciare a questo grande mondo che ci stai raccontando, che cosa gli diresti? Io consiglierei la pallavolo a un mio amico perché, come ho già detto, ha dei valori la pallavolo che probabilmente pochi sport hanno, e perché regala delle emozioni uniche e che ognuno vive singolarmente, ma soprattutto le emozioni che si hanno a conquistare degli obiettivi insieme a una squadra, proprio un vero sport di squadra, ti fanno appassionare tantissimo a questo sport. Ora spero di allenarmi ancora e di migliorare nel tempo e soprattutto avere nuovi obiettivi e raggiungerli. Un sogno nel cassetto? Un sogno nel cassetto è sicuramente quello di raggiungere delle squadre di alto livello e diventare un giocatore di pallavolo professionista come lavoro. E sogni nel cassetto probabilmente verranno durante gli anni, ma li stai mettendo a fuoco, diciamo che sto ancora mettendo abbastanza a fuoco. Allora, intanto ti ringraziamo perché hai messo a fuoco la tua storia ordinaria nel presente, chissà poi cosa ti riserverà il futuro. Ti facciamo ovviamente i migliori auguri. Grazie, ti ringraziamo mille. Leonardo, per grazie questo stralcio della tua vita. Ringraziamo anche Mauro Berruto per aver condiviso con noi il suo trascorso. Noi con C'è di più storie ci rivediamo la prossima settimana. That was when I ruled the world.